Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per l'ultimo atto della Pool Scudetto Inter Milan. Attenzione, ruba palla il Milan, il tocco per Aslani, la palla cercare Don Ping, in anticipo secco Lisal Borghetti. Il pallone raccolto da Shawinga che mette il turbo, ancora Tabita dentro di rigore, Tabita, palla larga, primo squillo Inter dopo meno di un minuto. Togersen batte subito per una liberissima Cargioni, si ferma, Gutias si gira, calcia in porta, grande risposta di Giuliani, fa tutto benissimo Cargioni. Pandini, ora il tocco è su Polli, tiene palla Elisa, il corridoio per Pandini, esce coi tempi giusti Giuliani, azione manovrata qui dell'Inter. Un altro pallone in mezzo, ancora una volta il colpo di testa e poi la grande risposta di Francesca Durante. La gestisce Gutià nel traffico, il pallone per Shawinga, si gira benissimo di fisico Tabita, può mettere il turbo, ancora Shawinga, entra dentro l'area e poi va giù, l'arbitro dice che è tutto regolare. Trygve Andersen, il cross in mezzo, la testa ancora una volta con questo intervento in ritardo di Sofia su Durante. Merlo di prima per Shawinga che resiste al contrasto, ora Pandini può calciare in porta, calcia in porta! Palla di pochissimo sopra la traversa, forse la tocca addirittura Giuliani, sì, ed è calcio d'angolo. Grande conclusione di Pandini. Ma attenzione al Milan con Grimshaw, entra dentro l'area Grimshaw, calcia in porta e trova il gol di vantaggio per il Milan. Non può nulla Durante, Grimshaw trova il gol sul pallone lontano e poi niente da dire, fa tutto bene Grimshaw. Si fa vedere Cargioni, si gira, porta palla nello spazio, bene per Shawinga che è dentro la rigore, Shawinga calcia in porta, la risposta di Giuliani, palla troppo sul portiere, ancora Inter però con Merlo. Pandini, Simonetti, grande occasione per l'Inter, Merlo dentro per Polli che trova la traversa, la palla è ancora in gioco, Inter vicina al pareggio in due occasioni. Qui la risposta di Giuliani su Tabita e poi il tocco di destro di Polli sulla traversa. Robustellini col sinistro, altro pallone in mezzo, là ha provato a stoppare, si gira Polli, palla centrale, altra occasione per l'Inter. Palla larga per Bonetti, lo scambio ancora con Togersen che la può mettere in mezzo, bene questo pallone coi pugni Giuliani, raccoglie Simonetti che mette giù. Cargioni prova a far ripartire l'Inter, ma la meglio Fusetti, messa giù e l'arbitro dice che basta così. Finisce 1-0 in favore del Milan, questo ultimo atto della Pool Scudetto.